Assessore, il suo assessorato è partito un po' in sordina, stava elaborando i dati per poi invece tirar fuori dal cassetto dei progetti importanti. Sì, sicuramente partito in sordina perché comunque non è un assessorato facile, questo è chiaro, la situazione era quella che è, quindi stiamo cercando di fare il possibile per far partire anche dei lavori più importanti, anche per dare una risposta, diciamo, di lavoro a quelle che sono le esigenze delle aziende, delle ditte fiduciarie. E a parte questo, chiaramente qui siamo oggi per una bellissima giornata organizzata dal professor Veletti. E noi abbiamo contribuito come amministrazione grazie alla Gelas perché abbiamo, diciamo, ripulito tutto, perché chiaramente è una situazione un pochettino anche qui difficile per, ovviamente, permettere le gare e tutti gli eventi che ci sono. Assessore, le faccio una domanda un po' complicata. A Gela spesso le opere partono, una prima manutenzione si fa, ma poi si abbandona tutto e tutto ritorna al punto di partenza. Non sarebbe il caso di cominciare a programmare una manutenzione a lungo termine? Assolutamente sì, ringrazio per questa domanda perché è proprio quello che, diciamo, che ho fatto da quando sono insediato come assessore. Ho organizzato una serie di lavori con la nostra partecipata con la Gelas, ma anche ovviamente delle gare che devono partire, proprio in virtù di fare programmazione, non di andare avanti con le urgenze che purtroppo poi ci fanno perdere solo del tempo. Quindi sicuramente il nostro operato si vedrà nei prossimi mesi, perché è chiaro che la programmazione è stata fatta, adesso bisogna mettere in pratica quello che abbiamo pianificato.